ringraziamento anche particolare al regista, il signor Bianchini, e alla signora Rota, la produttrice. Naturalmente questo applauso va anche a tutti i vostri collaboratori, a tutte le persone che so che vi hanno aiutato molto nella realizzazione di quest'opera. La Camera è davvero lieta di ospitare questa sera la proiezione promossa dal dottor Boccia, che ringrazio, e da tutto il Circolo Montecitorio, la proiezione del film Il Sole Dentro. Il regista è stato salutato, Paolo Bianchini, il film è prodotto da Alveare Cinema in collaborazione con Rai Cinema, a Puglia Film Commission, ed è stato patrocinato dall'UNICEF, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla comunità di Sant'Egidio e da Save the Children. Quello che ci accingiamo a vedere è certamente un film di denuncia, ma è nello stesso tempo un film di sentimenti profondi, anche perché la storia, una storia vera, è raccontata per la maggior parte attraverso gli occhi di quattro bambini. È il film un inno in primo luogo al senso dell'amicizia, che quando è sincera non conosce confini, non conosce barriere linguistiche o religiose, e quando è sincera l'amicizia, in condizioni difficili, diventa il bene più prezioso, diventa il motore capace di realizzare imprese per certi aspetti straordinari. Ma il film è anche, o forse soprattutto, un invito alla riflessione sul tema così spinoso della immigrazione clandestina dei bambini, ed è contemporaneamente un appello alla difesa dell'infanzia, in particolar modo dell'infanzia africana, la difesa del diritto alla vita e all'istruzione delle bambine e dei bambini del cosiddetto continente nero. Il film, credo che sia risaputo, prende spunto da una vicenda vera, da una tragedia, di cui bisogna mantenere vivo e struggente il ricordo. È la vicenda di due adolescenti della Guinea, Yagin e Fodè, il cui tragico caso nel 1999 commosse tutta la comunità internazionale. Vennero infatti trovati morti per assideramento nel vano di un carrello di un aereo che era atterrato a Bruxelles, aereo su cui quei due adolescenti si erano imbarcati clandestinamente nella speranza di raggiungere l'Europa. Come ricordava il dottor Boccia, recavano con sé, quei due ragazzi, una lettera che era ingenuamente indirizzata ai leader europei ed era scritta a nome di tutti i bambini e di tutti i ragazzi africani. Una lettera nella quale chiedevano solidarietà e sostegno per il loro continente, afflitto ieri come oggi da guerre, malattie, povertà, ieri come oggi affamato non soltanto di cibo, ma affamato in particolar modo di conoscenza. La lettera diceva: noi africani, e soprattutto noi bambini e giovani africani, vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa, perché progredisca. Dunque, se vedete che ci sacrifichiamo e rischiamo la vita, è perché soffriamo troppo in Africa e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Ciò nonostante, noi vogliamo studiare e noi vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi in Africa. Credo che siano parole che non meritano, non hanno necessità di commenti, devono però far riflettere e devono in qualche modo scuotere la nostra coscienza, devono convincerci sempre di più di quello che è un nostro preciso dovere.
Nel film, la storia di Yagin e Fodè si intreccia con quella di altri due adolescenti, Tabo e Rocco, il primo africano e il secondo italiano, i quali, dopo essere rimasti vittime del cinismo presente in taluni ambiti del calcio giovanile, decidono di intraprendere un viaggio avventuroso dall'Italia all'Africa che consente loro di scoprire l'anima più profonda e solidale dell'Africa stessa. C'è una battuta che mi è particolarmente piaciuta, credo che sia una di quelle più intense dell'intero film, perché i due protagonisti, dialogando tra di loro, dicono, il primo dice all'altro, i primi due mondi chiamano l'Africa terzo mondo, come se esistessero tre mondi diversi, ma il mondo è uno, uno solo, e ci abitiamo tutti insieme. Eccolo qua, tutti insieme. Tutti insieme dobbiamo impegnarci affinché i bambini africani possano superare le tante contraddizioni sociali di un continente dove in molte realtà l'istruzione è ancora privilegio di pochi e dove le occasioni di migliorare la propria condizione sono spesso assenti. Nella prospettiva di un mondo sempre più globalizzato, prospettiva di fronte alla quale è impossibile fuggire, le istituzioni occidentali e più in generale le società civili non devono tradire le attese dei giovani migranti che arrivano in Europa, spinti in particolar modo da un desiderio di futuro. Devono anzi accompagnarli nel loro percorso, facendo sì che le loro capacità siano un'opportunità anche per il nostro continente. Per questo, e concludo, difendere e promuovere l'istruzione dei bambini e dei ragazzi, tenendoli al riparo dallo sfruttamento, significa preparare un futuro migliore per loro, certamente, ma ben vedere un futuro migliore per tutti, perché il futuro sono anche loro e non c'è futuro senza istruzione, senza conoscenza, senza cultura. Rivolgo ancora i miei complimenti e i più sinceri auguri agli autori e ai produttori di quest'opera e mi sia permesso auspicare per i suoi contenuti etici e sociali che il film possa avere anche un buon successo di pubblico, contribuendo così a richiamare l'attenzione di una pubblica opinione vasta sui drammi del nostro tempo. Buon visione a tutti e cedo la parola a Maurizio Lupi. Noi viviamo in un mondo in cui più che di parole c'è sempre più bisogno di segni e di testimonianze. E il film, la cultura, è un modo con cui questi segni e testimonianze non solo rimangono in un angolo, nei tanti angoli d'Italia o del mondo dove tanti segni e tante testimonianze di protagonismo positivo della persona e dell'uomo avvengono, ma diventano l'occasione per raccontarle, per promuoverle. È evidente che il protagonista non è il regista, non è l'attore, non è il film, ma sono quelle persone di cui si raccontano. E quindi questo mi sembra il primo grande compito e la prima grande responsabilità che noi tutti abbiamo di fronte a quello che accade nel mondo e di fronte a quello che, a cui la realtà ci chiama. Il Presidente Fini ha richiamato, e concludo, quattro termini che sintetizzano la sfida del segno della testimonianza di questo tempo. L'amicizia. E devo dire che quanto questo termine è troppo spesso abusato o dimenticato. L'amicizia è il farsi compagnia reciproca rispetto non solo all'avventura della vita, al proprio destino, ma a ciò che la realtà ti pone davanti. La solidarietà e l'accoglienza, l'educazione, che è uno dei grandi temi non solo del terzo mondo, del quarto mondo, ma è il grande tema di ogni paese, del nostro paese. È solo investendo in educazione che uno può scommettere sul proprio futuro e sul futuro dei propri figli e del proprio paese. E infine, io aggiungo, perché è la storia che è stata raccontata e descritta nel film, ma che ha bene sintetizzato il Presidente Fini, è che noi, per la storia che abbiamo, siamo abituati a tutto questo, il termine che sintetizza il tutto si chiama sussidiarietà, e cioè che tutto questo avviene perché l'uomo possa essere protagonista. Perché ognuno di noi, attraverso l'aiuto di tutti e la solidarietà di tutti, non possa aver bisogno sempre dell'altro, ma che l'altro accompagni te a diventare protagonista della tua vita, nel luogo dove sei, ritornando insieme nel paese. Il sole dentro è la sintesi di questo. E io credo che questo sia il valore della testimonianza di questo film, ma anche il valore di essere qui alla Camera dei Deputati, perché le istituzioni possano diventare il racconto di questi segni e di queste testimonianze. Grazie.
Io credo che questo film fa parlare i bambini africani. Questa è la cosa importante. Non hanno quel volto che ci può apparire estraneo e qualche volta minaccioso dell'adulto. Qui sono i bambini che parlano e che pagano, diciamo, con questo viaggio doloroso e folle nel carrello di un aereo, sperando di riuscire a arrivare da qualche parte, sperando di riuscire a arrivare in un'Europa che non è quella che loro immaginano. E qui anche le immagini nell'Europa, in quello che è il sud del mondo, la storia europea, e questo è un film importante, e questo è un film importante, caro Paolo Bianchini, che si veda anche in Africa, perché è un film che svela come i percorsi migratori non sono il gioco d'azzardo che poi ti fa arrivare in una situazione ideale, ma sono percorsi difficili, complessi. Io credo che non ci sia niente da dire se non ringraziare Paolo Bianchini che nel 2009, con una seria ingenuità e con la sua storia professionale ricchissima, da De Sica, Comencini, Leone, si decide di gettare in questa avventura. Io penso che lo stesso Paolo Bianchini ha realizzato qualcosa per noi incrociando storie diverse, storie terribili, negative, positive e ponendole insieme. Non c'è una soluzione in tutto questo, ma c'è in un certo senso un sentimento, una saggezza da maturare nei confronti dell'evento. Questo film, si è ben capito, va al cuore della questione. Se noi non saremo capaci di dare una promozione culturale a tutte le generazioni, a cominciare dai bambini, dai giovani, sarà difficile poter costruire insieme un mondo sempre più unito, un mondo che tende ad essere sempre più interdipendente. Per cui auguro che questo film, e ringrazio i registi, gli autori, i produttori, possa essere una grande occasione per lavorare insieme, per promuovere una nuova promozione culturale di ogni popolo e di tutti i popoli. Grazie e buona visione.